Un bilancio positivo, quello tracciato dal presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio sulle attività della Fondazione Abruzzo Risorge Ollus, ormai estinta. Una fondazione costituita nel 2009 dopo il terremoto con i proventi provenienti da donazioni ricevute da consiglieri e assessori della Regione Abruzzo, da altre regioni, da enti e associazioni varie. Diverse le attività svolte dal 2009 al 2013, come ad esempio la concessione di contributi a comuni e alle associazioni del cratere del sisma del 6 aprile 2009 per interventi di costruzione, ricostruzione o riparazione di centri di aggregazione sociale e di impianti sportivi ad uso prioritario di giovani bambini. Questo per un totale di oltre 522.000 euro. All'Aquila gli interventi principali hanno riguardato la costruzione del palazzetto del mini basket, il recupero della pista di pattinaggio di verde acqua, la costruzione degli spogliatoi del circolo tennis, la riparazione del campo di calcetto di Capitignano, la riparazione del campo sportivo di Montereale, a Civitella Casanova la riparazione della piscina, a Paganica la riparazione di due campi da tennis, la riparazione del campo sportivo del San Gregorio e per quanto riguarda il CUS L'Aquila la costruzione dello spogliatoio con fondi provenienti dal Consiglio regionale del Lazio. E poi sono state erogate borse di studio in favore degli orfani che a causa del sisma hanno perso uno o entrambi i genitori, per un totale di oltre 209.000 euro. Sono stati concessi contributi a varie associazioni e scuole per iniziative sempre legate al sisma, per un totale di 47.000 euro. È stato ricostruito l'orfanotrofio Casa Famiglia Immacolata Concezione di San Gregorio, distrutto dal sisma, con i fondi della Regione Campania per 1 milione di euro. Il patrimonio residuo della Fondazione è stato erogato alle seguenti associazioni. Oggi in conferenza stampa il Presidente del Consiglio regionale di Pancrazio ha dato loro i bonifici. Fondi per l'Aquila per la Vita Ollus, Associazione Fraterna Tau e Associazione Abitare Insieme. Ogni associazione ha avuto un contributo pari a oltre 25.000 euro.